Grazie Presidente. Sì, Assessore, io intervengo in questo Consiglio straordinario sui trasporti richiesto da moltissimo tempo e su cui credevo ci sarebbe stata un'attenzione diversa da parte di tutti i colleghi. In realtà vedo un'aula abbastanza vuota e scarsa attenzione dei presenti su un tema che invece è molto importante. E, Assessore, io le dico subito che dal suo intervento non ci si può accontentare di una descrizione dello stato di fatto e di misure che saranno prese in futuro così come le ha descritte lei, delle misure soprattutto che la Giunta ha intenzione di prendere. Io da un assessore alla mobilità della Regione Lazio mi aspetto che si parli anche di scenari futuri del trasporto pubblico locale nel Lazio, alla luce anche di quello che ci dice l'Europa, alla luce di un indirizzo verso la mobilità sostenibile e del fatto che secondo l'Unione Europea nel 2030 il libro bianco dei trasporti ci dice che il trasporto urbano dovrà vedere dimezzato l'uso dell'alimentazione tradizionale. Quindi mi aspetto che un assessorato alla mobilità possa anche indirizzare, dare degli indirizzi concreti, una visione diversa del trasporto pubblico nel Lazio alla luce di quella che sarà una mobilità diversa che io mi aspetto entro qualche decennio. Mobilità che anche l'attuale crisi economica finanziaria ci descrive, ci restituisce in maniera diversa, perché attualmente è salita la domanda dei mezzi pubblici a causa appunto della crisi economico-finanziaria che ci costringe a lasciare a casa la macchina, il mezzo privato, perché aumentano i costi dei combustibili, perché le persone non si possono più permettere di prendere la macchina e aumenta quindi la frequentazione di tutto quello che è il trasporto pubblico locale. Quindi mi aspetto, proprio perché c'è un aumento del trasporto pubblico da parte di tutte le fasce più deboli della società, che ci siano delle misure a garantire, a tutelare ancora di più queste fasce deboli attraverso un potenziamento e una diversa gestione di quello che è il trasporto pubblico locale. E mi aspetto poi che il piano della mobilità che verrà varato dalla Regione Lazio si parli col piano energetico regionale, anche quello in fase di elaborazione all'interno della Regione Lazio. In realtà non vedo misure o diciamo un dialogo tra questi due atti così importanti all'interno della Regione stessa. E mi aspetto che un assessore come lei mi parli di una mobilità sostenibile in collegamento e legata a quello che sono tutti i processi nuovi di urbanizzazione che portano a una dispersione territoriale del tessuto residenziale con un'espansione enorme di tutta quella che è la periferia e che lì crea i maggiori problemi per il trasporto pubblico locale. Io mi aspetto di un assessore appunto alla mobilità della Regione Lazio mi parli anche di questi scenari all'interno di un consiglio regionale sui trasporti. E, chiaramente la mobilità del Lazio è una fetta importantissima del bilancio regionale e mi aspetto che un assessore che viene a parlare in un consiglio lo faccia attraverso dei piani industriali, cosa che ancora non abbiamo visto. Quindi mi aspetto che ci siano dei dati reali, concreti, enunciati e descritti attraverso piani industriali che ancora non si vedono ma che sono solo in bozza. Esistono numerosi nodi nel trasporto pubblico locale, sono stati già descritti e detti all'interno di questo consiglio. C'è un'enorme complessità degli assetti organizzativo-gestionali che sono dovuti a questo intreccio tra politica, privati e gestione pubblica del trasporto pubblico. Ci dovrebbe essere un trasporto al centro dell'organizzazione della mobilità che diventi la spina dorsale di un nuovo assetto del territorio in una visione, in un'ottica sostenibile. In realtà, abbiamo detto alcuni giorni fa, questa giunta è arrivata ad un giro di boa, al giro di boa dei 2 anni e mezzo, quasi 3 anni di governo della Regione Lazio. Ebbene, sul trasporto pubblico locale io mi chiedo quali sono le azioni che sono state messe in campo, cioè un bilancio effettivo di quello che finora questa giunta ha fatto, qual è il cambiamento che viene percepito dall'utente. In realtà, secondo me, l'utenza percepisce solamente un peggioramento del servizio. È questo quello che è il dato che emerge da un'analisi del trasporto pubblico nel Lazio. Ci sono questioni, purtroppo, che vedo discutere anche all'interno di questo Consiglio, gestionali, organizzative e anche finanziarie, che riguardano le tante società che gestiscono il trasporto pubblico locale, che in realtà mettono in secondo piano
tutto quello che è il servizio all'utente, il servizio al cittadino, altri aspetti del trasporto pubblico come la riduzione delle emissioni inquinanti che sappiamo essere sappiamo influenzare in maniera profonda la qualità della vita nelle grandi città come Roma e che invece dovrebbero avere una rilevanza molto più importante all'interno di una discussione come questa. In realtà non è possibile parlare di questi aspetti perché tutto gira intorno a quanto sono gestite male, a quanto costano delle società di gestione dei trasporti pubblici che restituiscono un servizio pessimo agli utenti. Quindi tutto quello che invece è il servizio al cittadino non esiste, è messo in secondo piano perché si deve parlare della mala gestione, della mala organizzazione, e questo è un dato di fatto di cui non possiamo non tener conto e su cui diciamo tutti dovremmo riflettere, perché dovrebbe essere fatto un punto zero nel dire: io ora sto gestendo una regione, sto gestendo l'amministrazione, questo chiaramente nell'ottica delle nuove elezioni o comunque nel 2013, sto gestendo la nuova regione, io non posso più commettere gli errori che sono stati fatti nel passato, devo appunto pensare a cambiare rotta, a cambiare tipo di gestione. E, assessore, detto questo, io chiaramente da un assessore come lei mi aspetto anche delle risposte puntuali su tanti disservizi che sono ora in corso su tutto il territorio regionale. Sono tanti, alcuni sono stati detti, ci sono state corse soppresse, ci sono ritardi nelle corse stesse, ci sono riduzioni, appunto taglio delle percorrenze, ci sono appunto tutele decrescenti per chi viaggia sui mezzi, perché manca la sicurezza. Quando viaggiano autobus come quelli del Cotral stracolmi, viene a mancare la sicurezza e questo è una mancanza di tutela per chi viaggia sugli autobus. Quindi io mi aspetto anche delle risposte, considerato che molti passeggeri poi sono utenti minorenni che frequentano le scuole. Mi aspetto delle risposte anche rispetto a fatti specifici che sono accaduti di questi giorni, come per esempio il fatto che, ne faccio uno di esempio perché ne potrei fare altri 100, assessore, ne prendo alcuni che sono particolarmente eclatanti e che sono capitati in questi primi giorni di gennaio nella nostra regione, riferiti sempre al Cotral e al fatto per esempio che è stata tagliata una corsa che portava gli studenti a un istituto alberghiero di Rieti, il Costaggini, è stata tagliata la corsa delle 7 che partiva da Roma Tiburtina su questa direttrice Roma-Rieti, ciò ha costretto gli studenti ad affollarsi su un unico autobus e questo è successo nella mattina dell'11 gennaio, quando quel giorno appunto ci si è resi conto del taglio della corsa. È dovuta intervenire la Polizia di Stato per fermare la corsa e far scendere gli studenti. Io mi aspetto una risposta precisa a questa situazione, visto che quella corsa ancora non è stata ripristinata, gli studenti sono costretti a viaggiare con l'autobus delle 6:25, quindi con un gran disagio per tutti, la famiglia e gli stessi pendolari, arrivando in anticipo poi a scuola. Numerose corse sono state tagliate nel Viterbese, nel comune di Tuscania, a Viterbo, corse che c'erano il sabato per gli studenti e che lasciano ora gli stessi studenti in mezzo alla strada, con problemi di sicurezza. Io mi aspetto anche qui delle risposte più serie rispetto a tante affermazioni che si leggono sulla stampa, che dicono sì, risolveremo tutto, sì, ci sarà un tavolo tecnico, sì, ne parleremo quest'altro giorno con un altro tavolo. No, ci vogliono qua delle risposte più concrete e più puntuali ai fatti sollevati. E, tanto per dirne una, è stata citata poco fa, a Viterbo, per sopperire a queste mancanze, proprio a novembre o qualche mese fa si fa una conferenza in una sala della provincia per annunciare che ci sarà l'affitto appunto di autobus per migliorare la situazione della provincia di Viterbo. Viene definita questa un'azione straordinaria dalla Colaceci e viene detto che questi problemi verranno risolti dal giorno dopo. In realtà gli autobus affittati sono due del 1990, uno del 1988, per una spesa complessiva di 27.000 euro in 6 mesi. Autobus che, come è stato detto, sono da rottamare, non hanno neanche il tachimetro per poter rilevare i dati di percorrenza dell'autista. Cioè, se questo azione straordinaria, a me mi sembra un'azione straordinaria di propaganda elettorale questa, veramente non ci sono altri termini per definirla.
Andando avanti, parlando ancora del Cotral, è sotto gli occhi di tutti che ci sono grandissimi problemi gestionali, oggetto anche di inchieste giornalistiche, non sappiamo niente del piano industriale, è finito con un'audizione in commissione, non si sa se è stato adottato, se è ancora in discussione e quando verrà definito. C'è un mancato rispetto del contratto di servizio. Il contratto di servizio Regione Lazio Cotral prevede la percorrenza di 80 milioni e passa di chilometri. In realtà è ben noto che questo contratto di servizio non viene rispettato, si è sull'orlo dei 5 o quasi 6 milioni di chilometri non percorsi all'anno. Questo mancato rispetto del contratto di servizio dovrebbe comportare delle penali a Cotral. La Regione Lazio che cosa sta facendo? Ricordiamo che il Cotral, se noi analizziamo i dati di bilancio, è un fallimento gestionale che non risale al 2013, è un fallimento gestionale che ci portiamo dietro dall'amministrazione precedente, è un fallimento gestionale che ha, diciamo, è iniziato e ha messo in atto tutto un processo per portare al disfacimento e alla diciamo, rovina di questa società, che ha visto un aumento complessivo di tutti quelli che sono i costi di manutenzione degli autobus. Addirittura io ho dei dati che ho analizzato sul bilancio, non saranno precisi, ma insomma l'ordine di grandezza è più o meno questo, quello che cito. Si tratta di un aumento dei costi di manutenzione che dal 2011 sono passati al 2014 da 33 milioni di euro a 51 milioni di euro, quindi una bella cifra che è aumentata in pochi anni. E il costo di un'ora di esercizio macchina è passato dal 2009 a 111 euro, da 111 euro a 127 euro, quindi ancora aumento dei costi di manutenzione. Società di revisione che affermano che sui dati 2013 le verifiche effettuate presso i forbitori non hanno avuto risposta. C'è tutto stato un svinimento, una declassificazione di quella che è la manutenzione interna effettuata all'interno delle officine Cotral nella Regione Lazio, perché è stata tutta esternalizzata, con officine che hanno perso professionalità come quella di Latina. Ad una prima lettura l'aumento dei costi di manutenzione degli autobus, scusi, posso finire? Prego. Ancora un minuto. E mi chiedo, allora, sintetizzo, la Cotral è una società gestita al 100% dalla Regione Lazio e ha un consiglio di amministrazione direttamente nominato da Zingaretti, un collegio sindacale nominato da Zingaretti. La Regione Lazio dovrebbe fare il controllo analogo. Mi chiedo che cosa sta facendo, perché è facile leggere che appunto il parco autobus del Cotral è vecchio, aumentano i costi di manutenzione, aumenta il costo delle materie prime. In realtà non è solamente questo, perché sono diminuiti comunque gli autobus nel frattempo, perché 53 autobus sono stati dismessi, e c'è da andare un più a fondo su questa questione, e mi aspetto che la Regione Lazio, facendo il controllo analogo, abbia analizzato i dati di bilancio meglio di quello che sto facendo io rispetto a tutti i dati che ho citato. Ultimo, chiudo, Presidente, riguarda la provincia di Viterbo e i trasporti in provincia di Viterbo, ancora con alcune ferrovie regionali che sono ferrovie dimenticate, perché vengono annunciati finanziamenti su tratte ferroviarie, tra cui la Civita Castellana, Viterbo Civita Castellana Roma, ma in realtà i finanziamenti si fermano al confine geografico con la provincia di Roma, cioè si tratta di ferrovie che potenzialmente potrebbero avere un enorme traffico passeggeri, risolvere molta della mobilità in provincia, perché in provincia di Viterbo il 74% della mobilità avviene attraverso un mezzo privato, perché non c'è la possibilità di utilizzare mezzi pubblici. Quindi mi chiedo quali sono i reali investimenti su questo tipo di trasporto, sulle ferrovie. Sulla ferrovia, poi sul rapporto con le FS, la Ferrovia dello Stato, rispetto alla linea Cesano Roma-Cesano-Viterbo, anche qui una linea ferroviaria in cui, secondo uno studio effettuato dalla Sapienza, la velocità massima ammessa e la prevalenza del tracciato a binario unico rendono la linea non adatta ad ospitare servizi regionali ad elevata frequenza. Anche qui gli investimenti si fermano al limite geografico della provincia di Viterbo. Quindi mi chiedo che cosa ha intenzione poi la Regione di fare rispetto a una linea ferroviaria che invece è la seconda nel Lazio per trasporto passeggeri al giorno. Per cui gli interrogativi, Assessore, sono molti e spero che alcuni trovino una risposta. Grazie, Presidente. Grazie. A chiesto intervenire il consigliere Patanè.